Giulia Tramontano. Milano, Ambrogino d'Oro 2023. Sul palco, per il riconoscimento alla memoria di Giulia Tramontano, i suoi genitori, Loredana e Franco. L'emozione è palpabile. Onorare la sua storia, raccontare la tragedia che ne ha spezzato i sogni, sono il modo per rifiutare la violenza e i soprusi contro le donne. Dopo il lungo applauso del pubblico, la signora Loredana, già visibilmente commossa, non riesce a trattenere le lacrime. Suo marito cerca di confortarla, ma smettere di piangere è impossibile. E lei, la mamma di Giulia, si alza come se volesse fuggire da quel dolore lancinante. Di sua figlia, pubblicamente, proprio, non riesce a parlarne. Solo grazie a tutto Milano. Grazie a tutti. Ma a ricordare Giulia è sua sorella Chiara. Chiara, lo sappiamo che è molto difficile, ma un ricordo di Giulia è come l'hanno descritta tutti. È gentile, intraprendente, coraggiosa, la donna coraggiosa che si è battuta per la libertà e per la verità. Questa è Giulia, non era. Alla famiglia Tramontano viene regalato un ritratto di Giulia. Quadro bellissimo e siamo grati a chiunque abbia donato ritratti di mia sorella, chiunque. È facile realizzare un'opera così bella perché mia sorella, voglio essere poco umile, è bellissima. Se lei ci può vedere adesso, vede quanto l'avete voluta bene e quanto l'amiamo noi. Poi Chiara ci racconta un aneddoto di Giulia. Era una persona riservatissima e amava entrare in punta di piedi nella vita di una persona anche quando stava per dirci e darci la più felice delle gioie, che stava di per diventare mamma. Allora doveva venire a Napoli per festeggiare il mio dottorato di ricerca. Disse a mia madre, disse non so quando dire a papà che aspetta un bambino e sta per diventare nonno. La mia mamma le disse, quale occasione migliore di ora che c'è il dottorato e ci riuniamo tutta la famiglia con le zie e i cugini. Mia sorella gli rispose, non voglio farlo perché non voglio rubare la scena di mia sorella che per tanti anni ha studiato e quindi aspetterò un momento diverso. Questa era mia sorella, anche quando doveva dire la più felice delle notizie alla sua famiglia. Quello che ha fatto molto male alla famiglia è stato il suo comportamento con le sue continue menzogne. Quando hanno scoperto che le coltellate non erano due o tre come diceva lui nei primi interrogatori, ma hanno scoperto poi dall'autopsia che ne erano 37.